Il destino di questo canale è appeso a un filo, quasi come il mio pettorale che è appeso a un tendine lesionato e che dovrò operarmi domani. Va bene, ti aggiorno, sì, sono un millennial. E la vita non so che cosa mi insegnerà. Ciao, sono sempre Simo. Anche con un braccio rotto sono sempre un imprenditore con il mindset della mia generazione e su questo canale mostro perché viviamo in un'epoca piena di opportunità. Se non sapete cos'è successo qui, lo dicevo nel video precedente che, eccolo qui, è comparso. Quindi recuperatelo e non tanto per me, ma perché ci sono ospiti che proprio... Comunque, un riassunto breve, proprio brevissimo, in pochissime parole, è mi sono infortunato. E sì, il 2020 va così. Visto che quindi ultimamente sono rimasto fermo, cioè proprio letteralmente fermo qui su questo divano, ho pensato un sacco. Cosa fare con la palestra da settembre? Che tipo di vacanza potrò fare con i punti sul braccio? Che tipo di tatuaggio potrò fare per coprire i punti sul braccio? Ma anche che tipo di video farò qui sul canale? Perché settembre è da sempre un periodo di cambiamenti, o almeno per me. Da quando tornavo dal mare dopo aver ascoltato un sacco di musica e me la mettevo sull'iPod Nano. Anzi, aspettate un attimo. Eccolo qua, ce l'ho ancora. iPod Nano da ben 8 giga. Dite che vale qualcosa? Comunque dicevamo di settembre, periodo di ripartenze, da quel periodo lì dell'iPod fino ad adesso che ad agosto lavorativamente in Italia sono tutti morti. E quindi ho deciso, semplicemente, di fare più video che funzionano. Che è tipo il sacro graal di tutti quelli che creano contenuti online. Perché chi lo sa cosa funziona? Beh, c'è una funzione di YouTube Studio che ci aiuta proprio in questo. E adesso lo vedremo insieme, in diretta. Cioè, in realtà non proprio in diretta perché io lo vado a fare adesso, ma poi dovrò montare, eccetera. Però ci siamo capiti, dai. Ok, basta andare nel proprio YouTube Studio, Analytics, successivamente si possono usare due diversi pulsanti, o questo qui, mostra di più, o in alto, modalità avanzata. Cliccando, bisogna andare in alto sul proprio nome e andare su gruppi. Qui si potranno creare dei nuovi gruppi e manualmente andare a selezionare dei video che ne fanno parte, ad esempio qui. Non va bene perché dovrei selezionarli tutti. Quindi annulliamo e andiamo nei gruppi che ho precedentemente creato. Allora, una cosa che mi contraddistingue è sempre stata quella di andare dritto al punto senza fare troppi giri di parole. E questo mi ha abbastanza penalizzato in tutte le interrogazioni all'università, quando non sapevo dilungarmi su un discorso. Stessa cosa mi succede nei video, quindi la prima metrica che voglio andare ad analizzare è i miei video da meno di 6 minuti, che posso andare con questo pulsante in alto a destra a confrontare, sempre sotto gruppi, con i miei video che durano più di 6 minuti. E quindi noi abbiamo questo bellissimo confronto dove io vado ad analizzare i miei video fatti nel 2020. Ecco che vediamo che il vincitore per quanto riguarda le visualizzazioni sono i video da meno di 6 minuti. Però ad esempio io potrei andare ad analizzare altre metriche, ad esempio le impression, e anche qui vince di pochissimo i video da meno di 6 minuti, oppure una cosa interessante potrebbe essere quanti iscritti mi hanno generato quei video. E anche qui vincono i video di meno di 6 minuti. Un altro gruppo che ho creato e che possiamo testare è i miei video senza ospiti, con me medesimo da solo, sempre confronta con, sempre gruppi, video con ospiti. E anche qui come visualizzazione vince il gruppo di sinistra con il doppio di visualizzazioni. Sempre per andare a vedere un altro parametro interessante è iscritti conquistati, molti di più quelli senza ospiti. Quindi vari amici con cui ho collaborazioni in corso, questa emoji è per voi. Andiamo a vedere un'altra metrica che mi aiuta a capire quali video vengono cliccati quando vengono visualizzati da voi nel feed. E quindi ho creato un bel gruppo con le copertine con la mia faccia che andò a confrontare. Vengono cliccate leggermente di più quelle senza faccia. Ultimissimi gruppi che ho creato e ultimissimo confronto è i video fatti indoor
versus i video outdoor. Anche qui partono i video abbastanza insieme, quindi è un buon periodo da testare gli ultimi 90 giorni. E qui vediamo un netto vincitore degli indoor, quindi quelli fatti qua dentro. Bene, chiudiamo il confronto e andiamo a fare giusto un paio di considerazioni, proprio al massimo tre. Ok, quindi praticamente è tutto il contrario di quello che pensavo. Video brevi, da casa, senza me in copertina e senza ospiti. Praticamente una persona brutta, triste e sola che fa video brevi. Comunque, la nuova stagione di questo canale è già stata rinnovata da Netflix, quindi state tranquilli che a settembre tornerò con un video a settimana. Adesso, per questa folle estate 2020, non so bene cosa ne sarà di me, visto che il braccio piegato è perfetto per editare al computer, ma non tanto per vloggare e tenere la camera, quindi... So solo che ci saranno gli argomenti forti per i quali vi siete iscritti al canale, e se non vi siete iscritti, che ve lo dico a fare? Come avevo già detto nell'altro video, ci sarà un po' più fitness, perché avrò un bellissimo percorso di 6 mesi, che però voglio usare per tornare molto più in forma di prima. E soprattutto ci sarà, come avrete notato in questo video, molta più disinvoltura davanti alla camera. Anche perché ho ricevuto questo messaggio da Michael. Niente, volevo complimentarmi con te perché ho visto il tuo video, molto bello, e quindi grande, volevo farti complimenti. E poi volevo darti anche un paio di consigli riguardo al video. La prima cosa, secondo me, è che dovresti ogni tanto provare a cambiare il ritmo della parlata. Il ritmo di come parli crea il ritmo nella storia, anche, un po' come la musica che metti sotto. E la seconda cosa sono le pause nei video. Le pause nei video sono pazzesche, perché è un po' come quando tu andavi a scuola, no? Sai che la maestra, magari tu stavi scarabocchiando sul quaderno, facendoti i fatti tuoi, e la prof a un certo punto si interrompe e tu dici, cazzo, ma sgamato. E allora riporti l'attenzione subito lì, no? E quindi tra una pausa per riportare l'attenzione in alto e l'altra è già finito il video. Ora mi serve solo qualcosa per distrarmi senza pensare all'intervento dei prossimi giorni. Quindi facciamo così. Io metto una playlist dei miei video migliori in sovraimpressione e ce la guardiamo tutto insieme, così il tempo passa e passa. Eccola che arriva in sovraimpressione fra 3, 2, 1...